Bene, come dicevo, eccoci qui. Questo è il coltello. Abbiamo di nuovo un fodero di pregevole fattura, sempre in cordura 1000, 1000 militare. Questa è la versione verde oliva, cioè esiste anche una versione Desert Warfare, color sabbia. Non cambia assolutamente nulla per quanto riguarda, diciamo, la dotazione del coltello stesso. Come vedete, è dotato di una tasca frontale piuttosto grande, che tra poco vi illustrerò a livello di contenuti, ma passiamo per prima cosa a vedere il coltello in sé. Abbiamo un fissaggio, diciamo, molto robusto sulla parte della manicatura e un ulteriore fissaggio che, lavorando sulla guardia, blocca il coltello all'interno della guaina. Come coltello è questo. Coltello dalla manicatura, come vedete, estremamente lunga, progettata per posizionare il coltello sulla mano in vari modi, atti, diciamo, al tipo di lavoro che voi vorrete eseguire. È un coltello, come vedete, c'è ancora dell'olio sopra perché è lo strato di olio protettivo che dopo l'utilizzo io generalmente stendo. La manicatura è in forprene, che è un polimero plastico estremamente grippante, resistente agli acidi, resistente alle benzine, quindi può essere paradossalmente pulito anche con prodotti che normalmente su altri coltelli potrebbero dare problemi di corrosione sulla manicatura. Su questa, essendo un materiale estremamente resistente, è assolutamente impensabile che avvenga. Il coltello è un coltello dall'ottima bilanciatura. Il profilo della lama è tanto estremamente tagliente, anche se con un angolo di affilatura più adatto all'utilizzo, diciamo, su materiali coriacei più che diciamo, su materiali invece semplici da tagliare, per cui è un po' più ottusa rispetto ad un'affilatura, ad esempio, di un coltello destinato al combattimento. È un coltello massiccio, pesante. Anche qui siamo, vedete il marchio Selvans sulla parte superiore della costa. Qui abbiamo la scritta Extrema Ratio, Made in Italy. L'acciaio, come per la Fox, è un Bowler N690 Co. Questo coltello è temprato a 58-59 gradi Rockwell, è leggermente più morbido a livello di tempra perché deve garantire, oltre alla leggendaria robustezza di Extrema Ratio, anche un'ottima capacità flessionale. È un coltello che ha dei carichi di rottura flessione veramente impressionanti. Come vedete, sulla parte superiore della costa esiste una bisellatura specifica per utilizzare il Fire Striker, quindi l'accenditore in lega di alluminio che produce scintille ad altissima temperatura in grado di, diciamo, creare il fuoco con, diciamo, una buona facilità, anche con materiali non secchissimi, ecco. Il coltello è, come ripeto, estremamente robusto e maneggevole. Ha un'azione estremamente incisiva sui materiali duri, quindi parliamo di legno in particolare, ma anche un'estrema, diciamo, praticità d'uso. La Dragona, come ripeto, è sempre raccomandabile usarla. Il coltello può essere impugnato in questo modo. Per lavori invece di fino, tipo ad esempio quelli per sbucciare un frutto, che diciamo può capitare di dover fare, anche se questo non è proprio, se vogliamo, uno dei coltelli più adatti, però si può utilizzarla in una maniera molto particolare che adesso vi farò vedere, ed è quella di arrotolare la Dragona sull'avambraccio e
e di andare a utilizzare la lama tenendola in questo modo per lavori di fino. Ora, passiamo alle misure. Il Servance è un coltello piuttosto pesante. La lama è lunga dalla guardia fino alla punta, 16 centimetri, per uno spessore di 6,5 mm. Ora, passiamo a illustrare quello che è la dotazione, quindi il punto forte del Servance. In questa tasca frontale si ha una dotazione veramente di tutto rispetto, che io personalmente ho ulteriormente arricchito, ma che adesso vado ad illustrarvi. Ho inserito anche dei cerotti che non sono mai, diciamo, una cosa negativa nell'utilizzo, ad esempio, in montagna, può essere sempre utile. Ho inserito anche delle compresse di cotone che non c'erano nella dotazione originaria. La dotazione originaria comprende un firestriker, che qui vi faccio vedere, in lega di alluminio, con la sua diciamo chiavetta che serve per evitare di utilizzare lo svaso che avete visto sulla parte superiore del coltello, una bussola, una piccola bussola sull'impugnatura, che va a coadiuvare quella che è invece la bussola primaria, principale, che è una bussola immersa in liquido giapponese di ottima qualità e fattura e che potrebbe sempre risultare utile. Poi abbiamo un filo di ottone che è stato inserito a scopo, diciamo, soprattutto legato alla realizzazione di piccole trappole, di quello che comporta, diciamo, l'utilizzo di un filo metallico. Varie utilizzazioni si possono fare. Abbiamo un fischietto ad alto numero di decibel per mantenersi in contatto con quelli che possono essere, diciamo, i soccorritori. Io ho inserito anche un piccolo flacone di liquido disinfettante per mia, diciamo, per mio scrupolo. Poi abbiamo 2,5 metri di corda di nylon, che può sempre risultare utile con una grande forza di trazione, può risultare sempre utile per vari utilizzi. Abbiamo delle pastiglie potabilizzatrici per l'acqua nella quantità di 10. Praticamente una di queste compresse è in grado di garantirvi la potabilizzazione al 90%, al 99%, pardon, di un litro di acqua, che si può bere dopo circa 10 minuti di, diciamo, di scioglimento della compressa stessa. Molto utile, non si sa mai. Abbiamo anche a corredo quella che è in assoluto la sega, direi, più efficace e più valida che si sia mai vista in un kit così compatto, così piccolo. È un seghetto, come potete vedere, a maglie, che assomigliano molto a quelle di una motosega. Questo seghetto può essere utilizzato con varie angolazioni, ha dei denti molto molto efficaci. Questo è utilizzato in varie angolazioni con gli anelli di acciaio che sono inseriti nel kit stesso e che con l'utilizzo di un pezzo di legno inserito nell'anello possono costruire, diciamo, darvi la facoltà di utilizzarlo con delle maniglie estremamente efficienti,
vi consentirà sicuramente di tagliare tronchi di ragguardevoli dimensioni, in qualunque condizione climatica e anche verso alto, quindi tenendo la sega praticamente verticale rispetto a voi, avendo ovviamente cura di non ferirvi nella eventuale caduta del ramo che state andando a tagliare, insomma. Abbiamo inoltre un affilatore a diamante che l'Extrema Ratio ha inserito per le piccole finiture del filo, nel caso malaugurato in cui il filo si dovesse comunque danneggiare. Questo affilatore permette, con lo sfregamento, con un'angolazione di circa 20 gradi rispetto alla lama, di ripristinare almeno in parte il filo del coltello che si fosse accidentalmente danneggiato. Cos'altro? Io ho inserito anche una pinzetta, classica pinzetta per le ciglia, che può essere utilissima nel caso in cui vi pungiate con qualche spina e dobbiate toglierla. Richiede poco spazio, per cui sono riuscito a inserirla, perché il vano, se si può muovere una critica, diciamo, a riguardo di questo coltello, si può dire che il vano, diciamo, superiore non è estremamente capiente. Bisogna mantenere il tutto in maniera molto ordinata per far sì che la cerniera si possa chiudere e contenere in maniera adeguata. Questo coltello è derivato dall'Ontos, che è la versione militare dell'Extrema Ratio. Ontos in greco significa la cosa, perché effettivamente questo coltello da cui il Selvans deriva ha un aspetto estremamente, direi, rozzo, molto particolare, molto, molto robusto, con una bisellatura decisamente più spigolosa di questo. Il Selvans è stato derivato dall'Ontos, per dare la possibilità agli utilizzatori civili di avere un coltello, diciamo, di estrema efficacia, modificato, per l'uso che normalmente un civile ne farebbe. Per cui nell'Ontos avevamo a corredo, una tasca frontale che in realtà era una scatola in alluminio contenente, diciamo, un kit di sopravvivenza molto più adeguato all'utilizzo che dovrebbe farne un militare. Questo comprendeva anche una torcia, ad esempio, di quelle chimiche, un piccolo manuale di sopravvivenza in lingua inglese, che qui è assente, per motivi ovvi di spazio. Quello che voglio ancora dirvi è che questo coltello, come dicevo, è senza dubbio un coltello allo stato dell'arte per quanto riguarda, la sua efficacia. Contraltare è che, l'Extrema Ratio è una casa che, avendo una qualità molto molto elevata e avendo, diciamo, un bacino di utenze particolarmente, vasto e specializzato, purtroppo mantiene i costi un po' al di sopra delle possibilità, diciamo, di acquisto comune. Questo coltello si aggira intorno ai 500 euro, devo dire molto, molto ben spesi comunque. Capisco però che ci siano magari delle alternative nel mondo della coltelleria, a costi decisamente più abbordabili, e con un rapporto, diciamo, qualità-prezzo valido, anche se, ripeto, questo coltello è in assoluto, secondo il mio punto di vista, il migliore della sua categoria. Ritornando al discorso della lama, bene, la lama, come dicevamo, è in N690 Co, con una tempra 58-59 HRC. La differenza rispetto alla Fox, di cui abbiamo discusso prima, è che, il sistema di indurimento superficiale, quindi di carbonitrurazione, che la Extrema Razio utilizza, è un sistema brevettato che si chiama Testudo,
e utilizza un carbonitruro di zirconio, che è sicuramente uno dei materiali, diciamo, sintetici più duri, che l'uomo abbia diciamo, ingegnato, no? Per cui parliamo di una lama che alla quale è stata conferita una durezza superficiale veramente, veramente eccezionale, e questo vi darà la possibilità di poter usufruire del coltello in condizioni estremamente gravose senza minimamente danneggiare quelle che sono le sue caratteristiche, e questo per lungo tempo. La possibilità di smontare la manicatura con due viti passanti in acciaio inox, anche queste, facilmente smontabili con un cacciavite a taglio grosso oppure utilizzando gli utensili più disparati, il codolo è passante, per cui il codolo arriva praticamente fino al fondo della manicatura. Il consiglio che posso dare è quello di smontare periodicamente la manicatura per controllare lo stato del codolo, soprattutto se viene utilizzato in condizioni climatiche avverse, soprattutto legate all'umidità. Questo perché le parti chiaramente non esposte, diciamo, all'aria tendono a mantenere un'umidità relativa più elevata, che nel tempo può dare origine a leggere ossidazioni che non vanno a inficiare assolutamente la robustezza stessa strutturale, la durata del coltello, ma che sarebbe comunque bene evitare che si formassero. Detto questo, il prodotto è veramente di ottimo livello. Assolutamente consigliabile per chi fa attività all'aperto, diciamo in maniera costante, e quindi parliamo veramente di un'eccellenza italiana di cui io sono fiero. Praticamente vi posso dire che nei saloni internazionali Extrema Ratio è una delle case, diciamo, che ha lo stand più visitato. Molti sono i suoi clienti, sia militari che civili nel mondo. Esperti di coltelleria sono unanimemente, diciamo, d'accordo nel dire che Extrema Ratio è comunque un punto di riferimento. Addirittura un cliente statunitense, molto esperto, a quanto pare molto ricco, nel visitare lo stand Extrema Ratio, lasciò una dichiarazione che suonava praticamente in questo modo, comparando Extrema Ratio con quello che era la Ferrari dei coltelli. Questo è un complimento veramente notevole che dovrebbe rendere fieri senza dubbio i proprietari dell'azienda, ma senza alcun ombra di dubbio anche le persone che vi lavorano, in una conduzione, oserei dire, quasi poco più che familiare, perché è un'azienda molto piccola ma estremamente avanzata tecnologicamente. Le sue realizzazioni sono tante. Vi invito ad andare sul loro sito, che vi darà, diciamo, grosse soddisfazioni anche dal punto di vista proprio della passione che trasmettono, e dove potranno illustrarvi i loro prodotti, ultimamente aggiornati e quindi con nuovi modelli decisamente accattivanti, e questo vi convincerà della bontà di quello che vi ho testé detto. Bene, adesso direi che possiamo passare ad altro coltello. Più avanti vorrei dedicare una parte dei video